Ciao, io sono Lea e lui è Pablo. Vi diamo il benvenuto sul nostro canale e vi chiediamo di metterci un like e di iscrivervi. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Niente, mi faccio vedere così, sempre struccata, nature, come dite voi. E sono ancora in pigiama. Però oggi verrete con me perché è il compleanno di mia suocera e stasera faremo una cena io, lei e mio marito e poi festeggeremo tutti insieme venerdì. Ma questa mattina devo andare a fare dei giri appunto per organizzare la serata e vorrei portarvi con me. Quindi adesso mi vado a preparare, poi vorrei sistemare un pochino il salone, ma nel senso che devo passare l'aspirapolvere e lo straccio perché è già tutto fatto, il letto, il lavandino della cucina, quindi non c'è bisogno di passare, ripassare, ripassare un'altra volta, anche perché non ho veramente tempo, devo andare a fare urgentemente questi giri e quindi niente, mi comincio a preparare e poi usciamo insieme. Qui intanto abbiamo Pablo con la sua grande voglia di uscire. E mi sono anche lavata chiaramente il viso e poi ho messo questo che ho preso all'OVS ed è praticamente un siero solido per il viso. Adesso vi faccio vedere. Eccolo qua. Praticamente lo mettete su tutto il viso come uno stick e poi andate a massaggiare. Lascia la pelle morbida ma anche diciamo molto molto matte, quindi non risulta poi lucida quando vi truccate. Non ricordo quanto l'ho pagato, comunque non penso moltissimo. E ragazzi, lo dovete portare, lo dovete provare, e ci sono tante profumazioni, ho preso questa al cocco e mi piace da morire, è assolutamente da provare e fatemi sapere nei commenti se l'avete comprato, come vi siete trovati. Finito tutto, questo è l'outfit di oggi: jeans comodi Dr. Martens, t-shirt, giacchettino perché ancora fa freddo e sopra un giacchettino in similpelle. Ho portato Pablo a fare la sua solita passeggiatina e adesso stiamo andando a fare i nostri giretti. Prima tappa fioraio. Ovviamente lui viene con me nel suo seggiolino. È affaticatissimo perché ha corso tanto. Pasticceria, la mia pasticceria preferita. Voglio prendere un dolcetto piccolo piccolo per fargli spegnere la candelina dopo pranzo. La inviterò a prendere un caffè e spegneremo insieme la candelina. Ho scelto
due bignè con la crema fritti. Ma tappa, ragazzi, vado a prendere la carne per stasera. Allora, ragazzi, siamo tornati a casa e sono andata su da mia suocera, che aveva preparato una buonissima minestra di lenticchie, quindi sono rimasta a pranzo su da lei e gli abbiamo portato i fiori e poi abbiamo preso il caffè e abbiamo mangiato i bignè, che erano la fine del mondo, ragazzi, la fine del mondo. È stata contentissima. Poi comunque da parte di Pablo, lei considerate che stravede per lui, e quindi è stata contenta, sono stata contenta ovviamente anche io, e niente, adesso siamo riscesi giù dopo il caffè, abbiamo fatto due chiacchiere e adesso però, siccome questa sera, come vi ho detto, sarà a cena da noi, facciamo un barbecue solo per noi tre. Adesso mi metto a preparare un dolcetto per questa sera, faccio un semplice ciambellone, ho già preso le candeline e stasera dopo cena scenderanno anche mia cognata, mio cognato e mio nipote, così insomma spegne le candeline con tutti noi. Il nostro bel ciambellone tra poco sarà pronto. Raga, è venuto tutto storto. Cioè, no dai, madonna mia, speriamo che si abbassi, però tutta questa parte qui dove ho sbagliato. Vabbè, comunque speriamo che almeno sia buono, almeno questo, perché comunque ci tengo, perché è il compleanno di mia suocera, quindi non so che comunque lei apprezzerà tantissimo, però ci tenevo anche un po' alla forma e ogni tanto me lo guardo perché è veramente brutto. Allora ragazzi, per oggi è tutto, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi chiedo di mettermi un like, iscrivervi al canale e di seguirci sulla nostra pagina Instagram e su TikTok Lea e Pablo. Io vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video.